cinema d'animazione come mezzo per approfondire le tematiche ambientali e come strumento innovativo di didattica e comunicazione. È questa l'intuizione alla base del progetto La Camera Verde, che da febbraio a maggio 2023 coinvolgerà i giovani alunni del primo circolo didattico Edmondo De Amicis di Biceglie. La motivazione che porta una scuola come la nostra, una scuola primaria che abbraccia due ordini di scuola, l'infanzia e la primaria in realtà, ad approcciarsi ad un progetto così ambizioso è veramente la volontà di fare del linguaggio cinematografico un oggetto e uno strumento di formazione, convinti come siamo, pienamente convinti del fatto che è proprio a scuola che i piccoli devono avere la possibilità di sperimentare ogni cosa, ma anche di sperimentare i loro talenti. Quindi crediamo fermamente in questo progetto e sappiamo che arriveremo a maggio con dei fruitori consapevoli del linguaggio cinematografico e del cartone animato o cinema di animazione. Il progetto è vincitore del bando del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Istruzione, volto a favorire il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione, classificandosi ottavo a livello nazionale e primo tra le scuole primarie della Puglia nella propria categoria di riferimento. Lo scopo e il motivo della partecipazione a questo progetto è proprio questo, quello di veicolare temi fondamentali, quelli della tutela e della sostenibilità ambientale, a cui abbiamo scelto di credere fortemente attraverso anche la partecipazione come scuola alla rete delle scuole green a partire dal 2020. Abbiamo pensato ad un connubio tra le tematiche ambientali e il linguaggio audiovisivo, anche perché sappiamo bene come docenti che il linguaggio audiovisivo è vicino agli interessi dei bambini, ma soprattutto vicino al loro stile cognitivo. Per cui è molto più semplice per i bambini acquisire alcuni concetti ed essere pienamente consapevoli della validità di alcuni temi proprio attraverso le immagini. Le immagini hanno un potere enorme nella formazione dell'individuo. Da questo è partito il lavoro della Commissione Progetti del primo circolo De Amicis. La Camera Verde si rivolge ai bambini della scuola d'infanzia e primaria e ai loro insegnanti con l'obiettivo di avvicinare i primi al cinema e di formare i secondi all'utilizzo consapevole del linguaggio audiovisivo come efficace strumento di educazione. La Camera Verde è un progetto di alfabetizzazione cinematografica e quindi prevede un percorso di media education per gli insegnanti. Questo percorso sarà condotto da due studiosi, due critici cinematografici, Massimo Causo e Bruno Di Marino. E ovviamente c'è anche un percorso laboratoriale indirizzato ai bambini e qui in questa fase gli esperti dei tre laboratori, appunto, di animazione, di composizione di musica da film sono Maria Cavallo, Luigi Iovane e Gabriele Panico. Al termine di questi tre laboratori i bambini creeranno un cortometraggio di animazione di cui saranno appunto autori sia della sceneggiatura e quindi dell'idea del soggetto, ma anche delle musiche e ovviamente anche dei disegni che realizzeranno all'interno della stop motion e insomma delle altre parti animate. Questo corto sarà presentato al termine di una rassegna, e veniamo all'altro aspetto di questo progetto, una rassegna cinematografica indirizzata ai bambini di tutta la scuola, dove presentiamo alcuni dei capolavori del cinema di animazione. Questa rassegna appunto si conclude con la proiezione del cortometraggio realizzato dai bambini il 24 maggio in presenza di tre animatrici, ovvero Beatrice Pucci, Magda Guidi e Mara Cerri, che saranno appunto con noi. L'iniziativa La Camera Verde è realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MIC e MIM, con la collaborazione delle associazioni Canudo ETS e Atalante ETS e il patrocinio degli assessorati alla cultura della Regione Puglia e della città di Biceglie.